1215 casi su 9887 tamponi processati, tasso di positività al 12,28%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 5 febbraio. Nelle 24 ore precedenti i casi erano stati 975 su 10148 test con un tasso di positività del 9,6%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 127.399, di cui 51.026 attualmente positivi, 73.013 guariti e 3.360 deceduti. 404 sono i casi attivi in meno rispetto al 4 febbraio, 29, di cui 13 provenienti dal Foggiano, 9 a testa da Barisi e Tarantino, sono i nuovi decessi, numero sul quale va considerata la riclassificazione di 2 deceduti nei giorni scorsi assegnati alla BAT. Sale da 1578 a 1584 il totale degli ospedalizzati, cala da 49.852 a 49.442 il numero dei quarantenati. Su scala provinciale il dato più alto del 5 febbraio è rappresentato dai 361 nuovi casi emersi nel Barese. Il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia è di 48.481. 280 sono i nuovi positivi emersi nel Tarantino. 17.566 è il dato complessivo della zona ionica. Numeri alti anche in provincia di Foggia, zona nella quale i nuovi casi del 5 febbraio sono 261 ed il totale 26.647. 14.019 è invece il dato complessivo della BAT, zona nella quale i nuovi casi sono 121. 106 sono i nuovi contagi nelle Cese, area nella quale il totale sale a 10.767. Poco meno di 100, per la precisione 97, sono i nuovi positivi emersi nel Brindisino, 9.227 il totale della zona messapica. 1.356.327 il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.